Dico struttura federalista come struttura ottimale, come soluzione ottimale tra uno Stato unitario centrale e uno Stato federale, una struttura federalista che consente comunque e sempre al governo centrale di intervenire per correggere squilibri economici, sociali, per valutare l'impatto del governo decentrato sulla spesa, per intervenire, e lo evidenzia anche il testo normativo, a livello di perequazione. Credo sia importante anche e soprattutto dal punto di vista del cittadino, che partecipa in un modo diverso, più intenso, alla vita pubblica, che controlla gli amministratori, controlla l'operato dell'amministratore, che responsabilizza l'amministratore stesso. Sicuramente un modello che, sono certo, ma credo che dai primi numeri emergano già gli elementi per poterlo dire, sono certo porterà benefici ai nostri territori. Sicuramente è un modello che necessita sempre, come si diceva, dell'intervento del governo centrale per intervenire su aspetti, su funzioni redistributive del reddito, su funzioni di stabilizzazione, ma sicuramente sulla funzione allocativa sappiamo che il modello decentrato è sicuramente il modello ottimale per quanto riguarda la erogazione di servizi e di beni che hanno carattere locale, quindi servizi e beni non rivali, non escludibili, che hanno valenza sul territorio. E da questo punto di vista allora è bene entrare nel vivo, andare a vedere appunto come cambierà la nostra gestione sia sul piano dell'ente pubblico amministratore, ma anche sul piano del cittadino e del contribuente, cittadino utente che riceve servizi dall'ente pubblico, cittadino contribuente che contribuisce al pagamento delle imposte, delle tasse, che contribuisce secondo logiche ben chiare, legate in particolare al principio del beneficio, e quindi un aspetto sicuramente importante, forse ulteriormente enfatizzato giustamente dal nostro federalismo fiscale. A che punto siamo? A oggi, diceva il coordinatore del nostro incontro, la legge 42/2009 ha già fatto uscire, ha già prodotto ben 3 decreti legislativi pubblicati, altri sono in fase di pubblicazione, sono in fase di discussione alle commissioni parlamentari. Decreto legislativo 85 sul federalismo fiscale demaniale, decreto importante che fa riferimento alla possibilità per l'ente locale, in particolare il comune ma anche la provincia, di ricevere proprietà beni del demanio. Il decreto legislativo 216 sui fabbisogni standard, un aspetto di cui si parla poco ma è fondamentale. Questo federalismo non è solo un federalismo che tocca le entrate, tocca molto anche la spesa, e lo vedremo anche più avanti considerando qualche numero e qualche esempio e magari sconvincendo qualche frase un po' demagogica che, come diceva il Presidente Ganci prima, sentiamo spesso anche nei dibattiti televisivi, laddove si considera il fenomeno sempre solo da un lato e non si considerano i riflessi sulla responsabilizzazione che invece scaturirà e si svilupperà maggiormente per l'amministratore locale. Quindi ci tengo a evidenziare anche il decreto 216 sui fabbisogni standard che sta impegnando le amministrazioni locali in questi giorni a redigere questionari che saranno inoltrati al Ministero delle Finanze, in particolare alla società che li elaborerà e che concorreranno già dal 2012 a definire un livello di spesa ottimale. Il fabbisogno standard è un livello di spesa ottimale a cui tendere ed è importantissimo perché, ripeto, con i numeri questo emerge in modo molto evidente. Non è solo un federalismo che tocca le entrate, tocca anche le spese, e la responsabilizzazione dell'amministratore di agire sulle spese è sicuramente importante. Poi c'è chiaramente il decreto fresco di pubblicazione, il decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, che ha portato tantissime novità già dal 2011 e le porterà ancora nel 2012 e poi in particolare nel 2014. È una vera e propria rivoluzione, ma una rivoluzione che porterà benefici per i territori e soprattutto responsabilizzazione
degli amministratori, responsabilizzazione nell'uso della cosa pubblica, responsabilizzazione e attenzione anche da parte dei cittadini. Il decreto è strutturato in più articoli, sono 14, ci sono alcuni passaggi importanti, alcuni dicevo che iniziano già nel 2011, in particolare c'è il passaggio dai trasferimenti alle devoluzioni di gettito. Questo è già un passaggio importante che evidenzia l'articolo 2 e su cui evidenzierò subito alcuni numeri, proprio tenendo conto anche della realtà di Cuneo, del Piemonte, del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia, ma anche di altri territori. Non parliamo più di trasferimenti, sappiamo che i vecchi trasferimenti statali non ci sono più, ma non solo frutto di queste ultime norme citate, frutto della Costituzione, sappiamo benissimo gli articoli 117, 118 e 119 che dicono che i trasferimenti vecchia maniera sono finiti. Ora i trasferimenti che avremo, i trasferimenti che ci saranno dal centro alla periferia, avranno finalità perequative legate al fabbisogno o alla capacità fiscale, avranno finalità di intervento speciale per riequilibrare disequilibri economici e sociali, ma il vecchio trasferimento non ci sarà più. Allora dico anche agli amministratori locali oggi presenti che già dal 2011 le proprie entrate, in particolare quelle a titolo secondo, i vecchi fondi ordinario, consolidato e perequativo, non li avrete più, avrete zero come importo in competenza, gestirete ancora i residui, avrete altre entrate, quali? Fette di tributi immobiliari, una quota di imposte di registro, ipotecaria, catastale, una quota di cedolare secca, l'IRPEF fondiaria legata al vostro territorio, ai vostri immobili. Il passaggio non sarà diretto, frutto del flusso immobiliare che fino a ieri andava allo Stato, va direttamente al Comune, ma sarà inserito in un fondo di riequilibrio e ripartito. E questa è già la prima risposta alle facili critiche di un federalismo che crea disuguaglianza, perché se noi vediamo i numeri, vediamo immediatamente le differenze, fuori di dubbio, qualora immaginassimo un rapporto diretto. Basta vedere due numeri: nello scambio, ovvero nel passaggio da trasferimenti a somme devolute, andando a vedere la quota pro capite, viene fuori che l'Emilia Romagna ha 70 euro in più ad abitante, la Lombardia arriva a 40 euro ad abitante in più nel passaggio tolgo trasferimenti e do quote di tributo immobiliare, la Liguria 51 euro, il Piemonte 10 euro. In questo c'è da considerare sia la realtà di oggi, tolgo trasferimenti e do fette di tributo immobiliare, d'accordo, guardo i trasferimenti di oggi, ma anche la realtà geografica e il flusso turistico. Non è un caso che la Liguria ha 51 euro pro capite in questo scambio, perché ha una chiara incidenza sulla parte immobiliare per quanto riguarda il turismo. Ma ripeto, il fondo di riequilibrio che diventerà tra 3 anni, nel 2014, fondo perequativo, quando avremo i fabbisogni standard completi, assicurerà la smussatura dei picchi, assicurerà quell'intervento che il governo centrale farà nella perequazione, per cui già questa è una prima risposta e ovviamente che tiene conto anche dei numeri effettivi che dicono che oggi, facendo il passaggio da trasferimenti erariali a tributi immobiliari, questi territori, il territorio di Cuneo, il territorio di Piemonte, comunque avrebbe qualcosa in più, è già una risposta significativa rispetto a quanto succede in altre realtà, laddove, ripeto, la perequazione comunque cercherà di allineare o comunque di alleggerire e avvicinare queste forti distanze. Per cui dicevo, troviamo un primo elemento importante in questa devoluzione di tributi immobiliari che anziché andare direttamente al singolo ente vengono messi in una scatola e ripartiti secondo criteri che definisce il decreto stesso e che vedranno a breve un decreto ministero dell'interno che definirà gli importi e appunto definirà completamente i criteri. Questo è già un primo aspetto importante. Nel medesimo articolo 2 del decreto 23 c'è poi un'altra leva importante di cui occorre, e lo dico in particolare agli amministratori comunali, iniziare ad abituarsi e a fare mente locale, cioè il recupero dei tributi dello Stato, o meglio che oggi vanno allo Stato da parte dei comuni.
Questa è una leva che abbiamo dal 2005, che è stata facoltativa sino all'anno scorso, obbligatoria da quest'estate con l'EL 78, su cui non eravamo molto abituati a intervenire, su cui c'era anche qualche considerazione non simpatica del tipo oggi io sindaco mi do da fare, ma poi prende benefici il mio successore perché le somme arrivano tardi. Oggi non è più così. Innanzitutto c'è una bella quota che arriva al comune perché il 50% del recuperato è una quota importante. Secondo, le somme arrivano subito, immediatamente, anche se il contribuente fa ricorso. Per cui è un'altra leva che si dà a disposizione dei comuni. E lo dico anche a fronte delle, per carità, comprensibili critiche o riflessioni o considerazioni laddove il comune si vede ridurre i trasferimenti erariali e dice era meglio prima, ma andiamo a vedere quali sono gli strumenti che abbiamo oggi e avremo soprattutto domani. Certo, forse fa più piacere avere il pesce tutti i giorni, ma è meglio iniziare a imparare a pescare, così che sicuramente abbiamo uno strumento in più nostro che andiamo a gestire. Vuol dire davvero agire sul territorio, garantire anche quell'attenzione al cittadino, quei programmi differenziati di spesa volti in particolare a far sì che il programma di spesa dell'amministrazione locale sia veramente in linea con le esigenze territoriali del cittadino e che si possa spiegare al cittadino stesso perché abbiamo una certa imposizione, vuoi come imposta laddove è un servizio indivisibile, vuoi come tassa laddove è un servizio divisibile con esternalità, con effetti sociali, laddove è tariffa, laddove è un servizio divisibile di diretta fruizione del cittadino. Allora dicevo, iniziamo a utilizzare gli strumenti che la normativa ci pone e questo sicuramente lo è, la possibilità di usare i flussi informativi che oggi il comune ha, basta pensare alle informazioni che abbiamo al ufficio commercio, anagrafe, urbanistica, tantissime informazioni da inviare comodamente tramite il circuito SIAT al Ministero delle Finanze ed ecco qui che si contribuisce tutti, oltre che nel rispetto di principi di equità, a far sì che una bella fetta di tributi possano essere recuperati e, ripeto, il 50% va al comune. Per cui consideriamo anche queste leve, consideriamo anche la possibilità per il comune di recuperare una parte anche di somme che sono frutto di sanzioni per coloro che non accatastano gli immobili, ce ne sono ancora tantissimi. Altra leva importante da considerare. Per cui abbiamo già un articolo 2 che dice i vecchi trasferimenti li dimentichiamo, ma al loro posto ci sono cose ben più importanti, soprattutto ben più coerenti col territorio. Abbiamo poi una serie di articoli importantissimi, l'articolo 3 sulla cedolare secca fa risparmiare tantissimo sia il proprietario dell'immobile sia l'inquilino, anche questo è un altro elemento importante. Il proprietario dell'immobile opta, sceglie, nessuno glielo impone, di tassare i canoni di locazione per fitti, i canoni di appartamenti dati a fini solo abitativi e anziché cumulare i propri redditi e sopportare un IRPEF a scaglioni, applica una imposta secca, separata, 19% se un contratto concordato, 21% se un contratto libero. E questo vuol dire pagare meno per il cittadino, per il contribuente proprietario, pagare meno per l'inquilino. L'inquilino non pagherà più il registro, l'imposta di registro per registrare il contratto, ma non solo, non avrà neppure più l'aumento del canone secondo l'Istat, secondo l'indice in base all'andamento dell'inflazione. Per cui vantaggi per il contribuente, vantaggi per l'inquilino. Cedolare secca, altro aspetto di estrema importanza. Poi abbiamo l'imposta di soggiorno, una nuova leva, anche qui si dice si carica troppo il turista, ma sappiamo che ora deve uscire un decreto che andrà a definire le modalità attuative, ma poi sarà sempre il comune che deciderà se metterlo, quanto metterlo, e su questo inciderà, e ci ritorno spesso, inciderà ovviamente sul livello di spesa, ovvero sia l'imposizione dipende da quanto il comune sarà in grado di fare a livello di gestione dei servizi. È chiaro che chi immagina di mantenere oggi i livelli enormi di spesa, è chiaro che dice per pareggiare
le spese elevatissime, dovrò puntare ad entrate altrettanto forti, e si lamenta. Ma se si inizia a lavorare sul fronte spesa, sicuramente abbiamo modo per magari applicare imposte di soggiorno a un livello basso. Tra l'altro l'imposta di soggiorno è vincolata al turismo, cioè come flusso di entrata, non è utilizzabile per qualunque spesa, ma solo per spese legate al turismo, a cultura, a servizi a ciò collegato. E poi sarà possibile fare differenziazioni per famiglie in vacanza piuttosto che per situazioni legate a fasce di età e quant'altro. E un'altra leva importante, l'imposta di soggiorno, come lo è l'addizionale IRPEF che si avvia allo sblocco per chi non l'ha ancora applicato, l'ha applicato sotto lo 0,4%, ma non vuol dire aumento generalizzato di imposte, perché la logica è quella sostitutiva, non quella aggiuntiva rispetto al prelievo statale, e soprattutto, ripeto ancora una volta, è sempre legato al concetto di livello di spesa che il comune può andare a garantire andando a limare la spesa, andando poi a convergere verso livelli di spesa maggiormente significativi rispetto a quanto oggi va a definire. Ci sarà poi una revisione dell'imposta di scopo, anche questa significativa, sempre legata al principio della tassazione legata al beneficio che riceve il cittadino, un'imposta di scopo legata a ciò che l'ente fa, sia comune sia provincia, vanno in imposta di scopo. Oggi siamo certi sul fronte comune, anche perché è un'imposta che già esiste da qualche anno, sarà rivista. Oggi l'attuale impostazione dell'imposta di scopo legata all'ICI non è splendida nella sua impostazione, ma il decreto 23 prevede la sua completa revisione. L'imposta di scopo finanzierà tutta l'opera, e se il comune non farà l'opera restituirà al cittadino le imposte, per cui anche questo è un altro elemento importante da evidenziare, nel senso che l'imposta di scopo sarà fatta pagare per realizzare opere, per fare iniziative di diretto interesse della collettività, un altro strumento importante in chiave federalista su cui chiaramente sarà definito un percorso applicativo funzionante e soprattutto un percorso che porti l'ente a realizzare le opere e a utilizzare questo strumento che è già da qualche anno in vigore, ma fino ad oggi consentiva di finanziare solo il 30% dell'opera e non tutta, ma sicuramente un elemento importante. Poi abbiamo lo scenario nuovo. Tutto quanto detto finora tocca già il 2011. L'imposta di scopo sarà rivista nel 2011, poi successivamente applicata. L'elemento stravolgente che unisce principi federalisti, semplificazione e visione nuova nel nostro modo di agire come amministratore, come cittadini, come contribuenti, è sicuramente l'avvento, a partire dal 2014, dell'imposta municipale propria e dell'imposta municipale secondaria. E qui, concordo con il Presidente Gancia, dobbiamo davvero smitizzare e soprattutto controbattere ad alcune facili considerazioni. Ma lo dicono i numeri, e lo dicono, basta vedere anche in questi giorni sul Sole, piuttosto che su altri giornali, prime dichiarazioni anche di associazioni di categoria che molto onestamente fanno emergere i numeri nella loro pienezza. Sappiamo che l'imposta municipale propria innanzitutto sostituirà diversi tributi, e questo è un elemento importante. Sostituirà l'ICI innanzitutto. Dopo oltre 20 anni di onorato servizio, l'ICI finisce nel 2014 il suo percorso, ma sarà l'imposta di municipale propria sostitutiva anche, oltre che dell'ICI, dell'IRPEF sui redditi immobiliari, e sarà sostitutiva delle addizionali comunali e regionali sempre sui medesimi redditi. E questo è già un primo elemento da evidenziare. Non è un'imposta nuova che vada ad aggiungersi alle imposte di oggi, ma è un'imposta che sostituisce, che semplifica, come definisce la legge 42 nelle sue linee guida volte a semplificare. Per cui innanzitutto è un'imposta che sostituisce altre imposte, che semplifica, che razionalizza. L'obiezione è, sì, è vero, la singola persona fisica può avere un vantaggio, la persona giuridica o comunque le imprese no. Al che andiamo a vedere due numeri. Mi ha colpito, da un lato,
per franchezza, correttezza, dall'altro altre per il significato in sé dei numeri, alcune proiezioni che sono emerse nei giorni scorsi da alcune associazioni di categoria, cito ad esempio Rete Imprese Italia, che ha detto: prendiamo l'aliquota base. Sapete che l'imposta municipale propria sarà applicata come presupposto al possesso dell'immobile, quindi il possesso, fabbricato, terreno, area fabbricabile. C'è un'aliquota del 7,6 per mille. Le facili considerazioni che emergono è dire: ma oggi l'ICI è più bassa, mi sostituisci l'ICI di oggi con un 7,6 per mille di aliquota base di domani e quindi peggiori. Per cui chi commenta in un modo superficiale la norma si ferma lì. Primo, non è così, perché comunque si vanno a sostituire altri tributi ed è già un aspetto importante. Secondo, è pur vero che il comune ha la possibilità sia di aumentare rispetto a quell'aliquota base, sia di ridurre. Ebbene, l'obiezione è: sì, ma così facendo si favoriscono le persone fisiche, si danneggiano le imprese. E questo studio che citavo diceva: se tutti i comuni applicassero all'aliquota base del 7,6 per mille il 3 per mille, il comune cosa fa? Sull'aliquota base 7,6 per mille può fare meno 3 più 3 per mille, quindi può andare da un minimo del 4,6 a un massimo del 10,6. L'aliquota base è del 7,6, poi potrà essere ancora modificata. In questo momento il decreto evidenzia 7,6 per mille, 0,76%. Ebbene, alcuni comuni potranno ridurla, alcuni comuni potranno aumentarla. Chi cercherà di ridurla? Chi si comporterà bene? E dicevo, in questo studio emerge, se sulle imprese, lo dico, se tutte le imprese, se tutti i comuni applicassero il 7,6 per mille, aumenterebbe la tassazione alle imprese di 800 milioni. Se tutti i comuni aumentassero di un altro 3 per mille, sarebbe un aumento di altri 3 miliardi. Ma guarda caso, ed è qui che mi ha colpito positivamente l'osservazione fatta dal presidente di tale raggruppamento di imprese, questa è una sigla che riunisce artigiani, commercianti, piccole imprese, ha evidenziato: se i comuni iniziano a comportarsi in un modo virtuoso, iniziano a ridurre spesa, in particolare quella improduttiva, e di conseguenza l'aliquota base del 7,6 per mille scende al 4,6 per mille o comunque scende rispetto al livello di base, le imprese iniziano ad avere un risparmio d'imposta, e questa associazione ha stimato 1,4 miliardi di risparmio d'imposta. È significativo questo, mentre basta prendere la segna stampa di ultimi 10 giorni, tutti i titoli sono aumento delle imposte per le imprese dal 2014. Meno male che si iniziano anche a fare i conti. Ma ecco che ritorna in gioco il livello di spesa ottimale, perché è chiaro che se un comune, a prescindere dal territorio in cui sia, dice io mantengo la spesa di oggi, chiaramente vado forse a incidere anche in una certa misura sul cittadino con qualche elemento in più. Ma se invece inizia a limare la spesa e inizia a imparare a pescare, come si diceva prima, ecco che sicuramente ne ha beneficio il territorio, ne hanno beneficio direttamente i cittadini. E questo è un ulteriore elemento importante da considerare con riferimento appunto a ciò che sarà l'imposta municipale propria, che inizia adesso a fare i primi passi a livello di inquadramento giuridico, a livello di proiezione, ma che sicuramente sarà un'imposta fortemente innovativa e che, ripeto, potrà anche portare, oltre che uno sviluppo sul territorio, anche benefici di carattere fiscale, sia per le persone fisiche. Questo è indubbio, tutti riconoscono che le persone fisiche avranno un forte, aggiungo fortissimo, risparmio di imposte, sia con riferimento alla cedolare secca, sia con riferimento all'IMU stessa. Risparmio di imposte forti. Ma non solo, oltre al taglio di imposte ci sarà finalmente la possibilità di far emergere il sommerso. Tra quanti sono oggi i contratti di locazione in nero, i contratti che sfuggono alla tassazione e che chiaramente portano, come sempre accade in caso di iniquità, a far sì che gli altri cittadini sopportino il peso del riparto delle spese pubbliche. È forte questo sommerso, per cui oltre a ciò si va anche a raggiungere un principio di equità che non è sicuramente secondario.
Pertanto, dicevo, un ulteriore elemento da evidenziare con riferimento ai risparmi fiscali indubbi per le persone fisiche, da tutti riconosciuti, ma possono esserci anche per le imprese, che se ne dica, se il Comune imposterà comportamenti virtuosi e quindi andrà a evidenziare, ad agire per avere livelli di spesa diversi. Con riferimento sempre all'oggi, prima detto, abbiamo... Salutiamo il Presidente della Regione, Roberto Cota. Dicevo, abbiamo già in questo momento, all'articolo 2 si diceva, oltre un importante riferimento, questo scambio meno trasferimenti più somme devolute dal gettito immobiliare, anche uno scambio, o meglio, una diversa attribuzione di somme legate all'IVA sul territorio. Anche questo è un aspetto importante che parte fin da subito, dal 2011, anche qui stanno emergendo differenze molto forti a livello di IVA sui consumi prodotti a livello territoriale, basta vedere la classifica che mette al primo posto Milano, poi Roma, poi Verona, poi Pescara, poi Bologna, ma comunque siamo su livelli significativi e ripeto ancora una volta lo strumento della perequazione consentirà anche qui di limare i picchi, ma con questo senza mortificare coloro che si danno più da fare, anzi valorizzando e premiando coloro che si danno più da fare, e questo è un ulteriore elemento importante. Oltretutto evidenzio una cosa: nei decreti attuativi della legge 42 abbiamo citato i tre che finora sono pubblicati, ma non dimentichiamo che ne abbiamo altri di estrema importanza, uno sull'armonizzazione contabile, uno che riguarderà sanzioni e premi. Pertanto il principio secondo cui i virtuosi saranno premiati e i non virtuosi saranno comunque colpiti, nel senso di puntare un miglioramento della loro gestione, sicuramente andrà avanti e sarà enfatizzato. E allora dicevo, l'imposta municipale propria, nonostante qualche superficiale critica che ho evidenziato ma che nel contempo smentita da alcuni numeri, sarà una imposta importante che andrà a sostituire diverse imposte di oggi, andrà tutto sommato a ridurre il carico fiscale e soprattutto andrà a premiare quei territori che saranno in grado davvero di ridurre il livello di spesa. Ecco perché dicevo all'inizio, si parla poco del decreto legislativo sui fabbisogni standard, ma è di estrema importanza, perché questo federalismo non è soltanto entrate, ma è entrate e spesa. Dal 2014, oltre all'imposta municipale propria, avremo l'imposta municipale secondaria, che andrà a sostituire in un colpo solo TOSAP, tasso occupazione facile delle pubbliche, o canone, COSAP, imposte di pubblicità o canone e diritti pubblici affissioni. Anche qui l'obiettivo è semplificare la materia fiscale, come dice la legge 42, e nel contempo andare a definire nuovi livelli di imposizione basati anche qui sul principio del beneficio, per quanto possibile, principio del beneficio, visto che c'è una sottrazione alla collettività di spazi del suolo soprastante, sottostanti il suolo, e anche questo è un elemento importante volto sia alla semplificazione sia alla razionalizzazione. Ulteriori elementi che portano sempre più a dimostrare come questo decreto 23/2011 sul regime fiscale municipale davvero sia l'espressione sia delle linee guida della 42/2009 sia dei principi del federalismo e della struttura federalista, con tutta una serie di conseguenze che avremo, di ricadute operative, di confronto tra amministrazioni. L'amministrazione migliore è quella che viceversa lo sarà un po' meno. La mobilità sia dei cittadini sia degli imponibili. Oltretutto sappiamo che nel nostro paese non è diffuso come in America, ma in America l'espressione di voto si
dice anche si effettua, si vota con i piedi, nel senso che ci sono anche gli spostamenti da un territorio ad un altro, e questo vuol dire attenzione a quello che un'amministrazione fa, attenzione al livello di imposizione che l'amministrazione stessa pone. Allora mi avvio a concludere riagganciandomi a quello che dicevo all'inizio. Abbiamo detto, parliamo di un sistema federalista come in questo momento soluzione ottimale tra sia per risolvere i nostri problemi attuali e poi come soluzione ottimale rispetto agli altri modelli, dicevo, di Stato unitario, di Stato federale. Un sistema che consente quella maggiore partecipazione da parte dei cittadini, quella maggiore responsabilizzazione da parte dell'amministrazione pubblica, dei singoli amministratori, quel controllo da parte del governo centrale, quell'intervento da parte del governo centrale per far fronte a squilibri territoriali, sociali, a disuguaglianze, a inefficienze nelle scelte di alcuni livelli di governo, alla valutazione dell'impatto di spesa. E questo è un ulteriore elemento da evidenziare, forse poco ricordato o non ben letto da chi viceversa evidenzia le spigolature di un impianto che favorisce invece le differenziazioni, cosa che invece non è. Non si favoriscono le differenziazioni, si favoriscono i comportamenti virtuosi. Chi si comporta bene, chi lavora bene per il suo territorio, chi razionalizza la spesa e chi di conseguenza applica un buon livello di imposte, di tasse e di tariffe. Vi ringrazio.